Lo stadio Itsushita di Crotone si colorerà nuovamente delle formazioni femminili per un triangolare di calcio, in cui protagonista sarà ancora una volta, come lo scorso anno, la Beneficenza. Si sfideranno le squadre femminili del Crotone Calcio, del Catanzaro e del Cosenza per un progetto proposto dall'associazione culturale Nicole Ferrari, La vita in un dono. Si tratta del parco giochi inclusivo La Casa di Nini, volto ad accogliere ed integrare bambini con disabilità, promuovendo un luogo d'incontro per tutti i bambini e dove nessuno si sentirà escluso ma protagonista. Appuntamento dunque l'11 novembre, mese dedicato alla lotta contro la violenza di genere, alle ore 9 presso l'impianto comunale Itsushita. Quest'anno, in occasione del secondo memorial, la seconda edizione del memorial Nicole Ferrari, abbiamo alzato un po' il tiro e abbiamo presentato una bozza di un progetto che riguarda un parco giochi inclusivo da realizzare qui a Crotone, con annessi un laboratorio di teatro inclusivo e un laboratorio di arte creativa manipolativa. È un'altra iniziativa diretta al sociale, che in realtà poi è la prima iniziativa volta alla realizzazione, progettazione e realizzazione di questo progetto. Noi ricordiamo che già l'anno scorso, a seguito di due iniziative, la prima edizione si svolse allo stadio Itsushita con la collaborazione del comune e la disponibilità come sempre dell'FC Crotone. Noi siamo riusciti a donare un Funtronic Floor, una sala sensoriale, al reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale qui di Crotone. Quindi diciamo l'associazione Nicole Ferrari, che nasce per una donazione di organi e quindi recepisce e porta, divulga questo messaggio di solidarietà verso le persone più bisognose, questa volta alza un po' il tiro ed è un progetto che, oltre a essere di beneficio alle persone con disabilità, ovviamente porterebbe lustro anche alla città di Crotone, perché voglio ricordare che da Roma in giù un progetto del genere, di così grande valenza, non esiste. Allo stadio Itsushita si confronteranno le forze femminili sotto la cornice del pubblico, degli studenti. Non è un caso che questa seconda edizione si faccia a novembre, che ricordiamo è il mese contro la violenza di genere e quindi anche contro il femminicidio. E, essendo Nicole Ferrari una donna che ha donato i suoi organi per dare prospettive di vita nuove ad altre persone, novembre ci sembrava la data più consona e ovviamente noi abbiamo invitato ed è stato raccolto subito l'invito dal Crotone Calcio Femminile, dal Catanzaro Calcio Femminile e anche dal Cosenza, e si affronteranno le squadre Under 17. E quindi sarà uno spettacolo gradevole, una giornata di divertimento volta all'impegno sociale. Noi abbiamo invitato, come sempre facciamo per queste iniziative, gli istituti di primo e secondo grado di Crotone e provincia, che hanno aderito, e quindi li aspettiamo allo stadio l'11 di novembre. Sì, era importante farsi trovare pronti e noi siamo sempre qua ad aiutare chi ha più bisogno, cercando di dare una piccola mano comunque. Come anche l'anno scorso sarà un incontro gradevole. Il calcio femminile comunque è una realtà che sta prendendo piede in tutte le società sportive e devo dire che sono felice, sono molto entusiasta di questo, perché anche le donne si stanno affacciando al mondo del calcio ed è un grande traguardo questo, perché vuol dire che il calcio appassiona davvero tutti. Abbiamo fatto una gara come quelle che sono state anche le altre. Purtroppo siamo usciti solo con un punto dalla gara di Pisa ed è un grosso rammarico, vista la mole di gioco che la squadra ha prodotto e le occasioni prodotte dalla squadra. È un grande rammarico uscire con un solo punto, però ci fa ben sperare per il futuro. La strada sembra quella giusta. Sì, noi teniamo sempre i piedi per terra, perché è giusto che sia così, anche perché il campionato è molto ostico e difficile e non vogliamo fare voli pindarici e doverci fasciare la testa poi in seguito. Grazie. A tal proposito, si parla molto in giro del bel gioco che sta proponendo il Crotone, ma anche
di un gruppo molto unito, sia dalla dirigenza per finire poi alla squadra. C'è una città molto entusiasta di questo gioco. Siamo felici di questo, anche perché sì, il gruppo è unitissimo, i ragazzi hanno fatto un gruppo meraviglioso, ma già dall'anno passato, poi sono riusciti ad amalgamare il tutto con i nuovi arrivati e hanno fatto un gruppo solido. Per quanto riguarda la società è sempre la stessa da anni, con qualche new entry, però diciamo che è una società a conduzione familiare, quindi è obbligo andare d'accordo.